dov'è che bisogna nascere per essere dei grandi Sì, scrittori? partiamo perché io avevo citato la famosa battuta di Longanesi: non si può essere un grande poeta bulgaro, no? Che deve essere ampiamente Beh, discussa. c'è un divertente articolo di Manganelli che se la prendeva contro Alberoni dicendo: ah, se non sai l'inglese non puoi fare nulla. Dice: beh, due grandi scrittori dell'Ottocento hanno scritto in due lingue, uno sicuramente Kierkegaard, il danese, e l'altro Dostoevsky, che è stato poi letto in francese, in russo, che erano lingue non parlate in Europa e non lette. Quindi non è vero, insomma, è il Manganelli paradossale, però ci dice che il genio può nascere anche in Paraguay, forse. No, ma la battuta di Longanesi può essere letta in vari modi. Uno, un modo razzista, vabbè, i bulgari sono dei poveracci, non ci può essere un grande poeta bulgaro, mentre sappiamo che c'è persino un grande poeta georgiano, che si chiamava Rustaveli. L'altro può essere, come hai detto tu, non si può essere il grande poeta di una lingua minoritaria perché nessuno lo saprà mai. Il che il russo non era una lingua minoritaria, il danese nell'Europa dei secoli precedenti era importante, ma Rustaveli, che ha scritto in georgiano, sino ieri credevo che nessuno l'avesse mai tradotto in italiano. Sicché un amico, proprio l'altro giorno, mi ha portato una ricchissima edizione italiana di Rustaveli. La terza interpretazione, che è la più: non puoi essere un grande poeta se non sei vissuto in un paese che è stato attraversato dal vento della storia, con i suoi drammi, le sue contraddizioni. Allora, se tu sei vissuto in Inghilterra, puoi essere Shakespeare. Se tu sei vissuto, e lascio a Longanesi la responsabilità di aver scelto la Bulgaria, poteva scegliere la Bielorussia, le isole Figi. Se tu sei scelto in un paese che io, Longanesi, ritengo non sia stato attraversato dal vento della storia, non hai potuto elaborare quella sensibilità che fa i grandi poeti. Qual è la verità? Non la so. Sull'opera si incostano le sue interpretazioni e noi non possiamo farne a meno. Il Menard di Borges, voi sapete, quest'uomo che si mette a riscrivere, mettendosi nei panni di Cervantes, riscrive il Don Chisciotte uguale, sino all'ultima virgola così com'è, ma quando li si legge ci si accorge che dicono due cose diverse, perché ovviamente un Don Chisciotte scritto uguale, ma oggi le parole acquistano un altro senso. Ora, questo avviene certamente con i capolavori. È difficile, pertanto, che si sia dei filologi leggere la Divina Commedia come la leggevano gli uomini dell'epoca di Dante. Siamo persino influenzati dalle illustrazioni di Dore. C'è poco da fare. E quindi, niente, questo è legato a tanti problemi. Perché le traduzioni invecchiano? Perché Shakespeare ci sembra sempre buono oggi e invece una traduzione di Shakespeare dell'Ottocento non ci sembra più buona? Perché ogni epoca lo legge secondo la propria interpretazione, quindi secondo il proprio linguaggio. Quindi dopo un po' ci sembra vecchio. Mentre Shakespeare originale viaggia, per così dire, come Bernardo l'eremita, portandosi sulle spalle tutte le nuove letture e interpretazioni.